Buongiorno, mi permetto di salutare tutti quanti, vi ringrazio di essere venuti qui a Modena, tra l'altro ricordando questa cittadina, è particolarmente legata, anche se in negativo più che positivo, al tema della giornata. Infatti era la presenza numerosa, importante, soprattutto nelle alte sfere della città, dell'eresia luterana a Modena, la quale prosperava a causa della negligenza del vescovo di Modena, Morone, che fu vescovo di Modena due volte, c'è stato un periodo tra il primo e il secondo governo di Morone in cui si occupò di altre diocesi e di altri fatti. Fu proprio questa negligenza di Morone e della la diffusione dell'eresia a Modena che occasionò, non causò, ma occasionò, fu uno dei fattori che occasionò la fondazione del Sant'Uffizio nel luglio del 1542. D'altra parte, l'oratorio dove celebriamo la Santa Messa qui a Modena è intitolato a San Pio V, che invece sia del Cardinal Morone suddetto, sia della eresia, fu acerrimo nemico. Quindi abbiamo due aspetti che ci legano da due punti di vista opposti qui a Modena al tema di oggi. Allora, per quel che riguarda ciò di cui dobbiamo parlare, prima di tutto mi permetto di ricordare in che quadro noi parleremo oggi di questo tema, cioè Santa Inquisizione ed eretica pravità, cioè la malizia, la cattiveria della eresia, a 50 anni della dichiarazione conciliare sulla libertà religiosa. Dunque, queste lezioni sono nel quadro di una giornata di studio, come sapete è giunta al decimo anno, sulla regalità sociale di Gesù Cristo. Si tratta cioè di difendere una delle verità che ci insegna la Chiesa, che ci insegna la fede, sul fatto che nostro Signore è il Cristo e quindi è Re, e questa regalità, pur essendo principalmente qualcosa di spirituale, appartenente all'ordine sovrannaturale, si esercita anche, seppur secondariamente, sulla società e quindi nella vita pubblica dell'uomo che per natura è animale sociale, fatto quindi per riconoscere la regalità di Cristo non solo nella sua vita spirituale, personale, individuale, ma anche nella vita sociale e pubblica. Il tema quindi è assolutamente pertinente, perché tutti capiscono facilmente come la questione della Inquisizione coinvolga per l'appunto il tema dei rapporti tra la religione e la fede da un lato e la vita pubblica sociale delle leggi e il governo dello Stato dall'altra parte. Evidentemente quindi il tema è di pertinenza di queste giornate che noi stiamo sviluppando ormai da 10 anni, stiamo studiando ormai da 10 anni. D'altra parte, come sapete, la nostra lotta, la nostra battaglia da un punto di vista dell'attualità consiste non solamente nell'opporci al laicismo, alla diffusione del laicismo da un punto di vista quindi sociale, che è l'errore opposto alla dottrina della regalità sociale di Gesù Cristo, ma consiste anche nell'opporci a questa deviazione, a questa infiltrazione del pensiero liberale degli uomini di Chiesa, che è l'idea insegnata dal Concilio Vaticano II proprio 50 anni fa, nel dicembre 1965, della libertà religiosa, e nessuno può ignorare il collegamento strettissimo tra il tema da un lato della libertà di religione, di coscienza e di culto
e invece la pratica dell'Inquisizione romana, che della libertà di coscienza, di religione e di culto è la negazione, quindi non ci può essere conciliazione tra l'uno e l'altro. D'altronde abbiamo ricordato nel calendario del nostro istituto, che quest'anno è consacrato al medesimo tema che abbiamo appena iniziato a svolgere, abbiamo ricordato come se il 7 dicembre 1965, quindi fu pubblicato, non posso dire promulgato, da Paolo VI questo documento Integre Servande, con il quale veniva soppressa la congregazione del Sant'Uffizio, la congregazione del Sant'Uffizio veniva soppressa quindi nel 1965 al termine del Concilio Vaticano II con un motu proprio, e lo stesso giorno veniva promulgato la dichiarazione conciliare Dignitatis Humanae Personae, e lo stesso giorno Paolo VI riceveva il patriarca scismatico e tra l'altro affiliato alla massoneria Atenagora, con la remissione reciproca delle scomuniche del 1054, e veniva tenuto anche il discorso nel quale sempre Paolo VI proclamava il culto dell'uomo. Noi più di chiunque abbiamo il culto dell'uomo. Quindi un giorno nel quale molti avvenimenti accaddero, tra i quali appunto la soppressione di questa congregazione del Sant'Uffizio, la suprema, perché di tutte le congregazioni romane, i laici direbbero i ministeri della Chiesa, era la principale oltre che la prima. Non si può dare una continuità tra il Sant'Uffizio e la Congregazione per la Dottrina della Fede, che ne ha preso il posto, in quanto su dichiarazione di Josef Ratzinger stesso, che della Congregazione per la Dottrina della Fede è stato il prefetto, non vi è questa continuità, vi è un cambiamento definitivo, per cui la storia del Sant'Uffizio si chiuse il 7 dicembre 1965, come era cominciato nel 1542. Ricordavamo anche nel calendario come la soppressione del Sant'Uffizio, della congregazione del Sant'Uffizio e dell'Indice, era nel programma dei modernisti, come denunciato da Papa San Pio X dell'enciclica Pascendi Dominici Gregis l'8 settembre 1907. Ragione per cui il nostro impegno, che penso che è quello anche della maggior parte di voi che siete qui presenti, per difendere l'integrità della fede cattolica contro gli errori del modernismo, non può ignorare il tema appunto che abbiamo scelto per questa decima giornata sulla regalità sociale di Cristo Re, quindi sia da un punto di vista politico stia da un punto di vista strettamente religioso. È evidente che il tema prescelto è della massima importanza e pertinenza anche con il tema che noi ormai trattiamo da così tanto tempo. Prima di introdurre la prima lezione, quella dei cosiddetti tre volti, spiegherò poi perché, forse il tema, il nome non è scelto in una maniera più esatta, ma poco importa. Vorrei già fin da subito spiegare in quale linea di pensiero, in quale scuola di pensiero, quella cattolica evidentemente, noi intendiamo porci chiaramente. Allora, parlando dell'Inquisizione, sia da un punto di vista storico, perché come abbiamo detto ormai non sussiste più, e sia da un punto di vista dottrinale, e invece questo problema dottrinale è di grandissima attualità di fronte all'invadenza sempre più grande della laicità dello Stato,
e all'avanzare sempre più pericoloso della eresia tra i membri della Chiesa, almeno in apparenza membri della Chiesa. Ecco, nel parlare, nel trattare di questo tema bisogna subito chiarire appunto qual è la nostra posizione e quali sono quelle degli altri. Come sapete, a proposito dell'Inquisizione, dal punto di vista storico e attuale, dottrinale, c'è una cosiddetta leggenda nera, anche se c'è chi nega che si tratti di una leggenda nera, contro l'Inquisizione mossa dagli acattolici, prima dai protestanti stessi e poi dagli increduli, a partire soprattutto dall'illuminismo. Vi è poi la posizione del cattolico liberale che, pur riaffermando in apparenza esteriormente la propria fede cattolica, considera che l'Inquisizione sia una pagina nera della Chiesa, della quale è meglio non parlare, o se se ne parla, della quale bisogna chiedere perdono, ed è quello che accade attualmente. Sarà uno dei temi della nostra terza conferenza. C'è un'apologetica cattolica che invece cerca di difendere l'Inquisizione, chiedendo, direi, uno sconto di pena. Si dice sì, l'Inquisizione non era una cosa buona, la riproviamo, o come minimo non è minimamente adatta ai nostri tempi, è improponibile, ma nel contesto storico, ma ha tenuto conto dei tempi in cui essa è esistita, facendo il paragone con i tribunali laici, adattandoci alla mentalità del tempo, eccetera eccetera. Ecco, noi vediamo anche dei lati positivi e non solamente dei lati negativi. Oppure si può dire che le carceri dell'Inquisizione non erano così brutte come si descrivono, i morti non sono stati così tanti come si dice. Ecco, quindi si tratta chiaramente di una posizione sulla difensiva, più che difensiva, sulla difensiva. Non sarà il nostro punto di vista. Invece vi sono coloro, e noi facciamo parte di questa scuola di pensiero, che è quella cattolica, quella della Chiesa, che dell'Inquisizione come istituto storico e della necessità di combattere contro l'eresia, come necessità invece che è intrinseca alla Chiesa stessa, fanno, potremmo dire così, hanno una convinzione profonda. La Santa Inquisizione era legittima ed ha causato enormi benefici sia alla Chiesa, sia allo Stato, sia alla civiltà. La soppressione di questo istituto, sia da un punto di vista del supporto dello Stato con l'illuminismo e la rivoluzione, sia nel seno della Chiesa, quando con la soppressione del Sant'Ufficio nel 1965, sono stati di gravissimo danno per la Chiesa, per lo Stato, per la civiltà. Allora, una volta precisato questo, vedremo, quindi mettiamo subito in chiaro, parliamo a volto aperto, vediamo subito il primo dei temi che noi dobbiamo affrontare. Ed allora ricordo anche il nostro modo di esporre queste lezioni che ormai durano da tanti anni. La prima lezione in genere è di carattere storico, cioè si ricorda, magari molti di voi sono ancora più al corrente di me di quello che vi dirò e mi scuso con loro, altri invece potranno imparare forse qualcosa di nuovo, ma comunque presentiamo un punto di vista storico del tema che noi vogliamo descrivere, e quindi la prima delle lezioni, appunto i tre volti dell'Inquisizione, tratterà della storia di questa istituzione della Chiesa. Bisogna precisare subito, si tratta di una istituzione ecclesiastica e particolarmente di un tribunale inizialmente e poi di una congregazione in seguito della Chiesa Cattolica. Una seconda lezione in genere aborda la cosa da un punto di vista invece di principio
e dottrinale, quindi astrazione fatta dal periodo storico, cercando di vedere invece la dottrina della Chiesa. Molto spesso nelle nostre lezioni commentiamo un'enciclica, qui i documenti della Chiesa al proposito sarebbero così tanti e così numerosi che non ne sceglieremo uno in particolare, ma cercherò di dare, anche se alle 15 il pubblico, diciamo, se non dorme è sonnolento, di dare un punto di vista, appunto, Chiesa, Stato, eresia, di vedere quindi questi tre fattori come si coniugano. Infine, l'ultima delle lezioni è normalmente una lezione di attualità e soprattutto diretta contro gli errori attuali e moderni che stanno ferendo e combattendo in genere dal di dentro contro la Chiesa. Qui però l'attualità incomincerà dai tempi dei tempi, nel senso che il nostro punto di partenza sarà un avvenimento del XVI secolo, cioè il rogo che non a Roma ma a Ginevra consumò Serveto, un eretico di quei tempi. Perché parleremo di questo? Perché è da lì che nasce il dibattito sulla libertà religiosa, che si concluderà con la dichiarazione conciliare Dignitatis Humanae Personae sulla libertà religiosa. Quindi sarà una lezione sull'attualità, ma che anche qui presenterà una cavalcata storica, potremmo dire, la genesi e lo sviluppo dell'idea di libertà religiosa. Bene, dopo aver introdotto, a me le introduzioni piacciono molto, ma però bisogna poi arrivare al dunque, ecco, allora vedremo questi tre volti dell'Inquisizione, cioè un excursus storico su questo importantissimo istituto che ha segnato la nostra civiltà e anche le nostre stesse vite. Allora, a questo proposito, prima di iniziare con una nuova introduzione, vorrei segnalare come, da un punto di vista storico e degli storici, gli studi sull'Inquisizione hanno fatto dei balzi in avanti da gigante. La letteratura sul tema è ormai non abbondante, abbondantissima. Se noi vediamo quello che si scriveva 100 anni fa, per non parlare di più di 100 anni fa, e quello che invece possiamo leggere oggi sul tema, siamo veramente impressionati per i passi avanti dal punto di vista della conoscenza delle fonti. Non dico da un punto di vista dottrinale, da un punto di vista dottrinale le cose sono cambiate, perché nell'Ottocento, nel Settecento, nell'Ottocento c'erano dei pamphlet più o meno gotici, horror, in cui si descriveva l'Inquisizione con dei feuilleton spaventosi per colpire l'immaginazione delle persone, gettare fango. Adesso invece abbiamo degli studiosi di grande calibro, i quali però hanno delle idee. Lo storico non è mai neutro, naturalmente ha delle idee, ha dei principi, e bisogna dire che il 99,9% degli storici che si occupano di questo tema della Santa Inquisizione ne sono ovviamente degli avversari radicali. Ciò non toglie che i documenti sono documenti, e dobbiamo soprattutto all'apertura degli archivi del Sant'Uffizio, se molti storici si sono interessati al tema, perché per uno storico avere la possibilità di avere dei documenti è tutto, e l'apertura di archivi fino ad ora rimasti quasi del tutto segreti, e che comunque sono così numerosi, così seri, così dettagliati sulla storia, evidentemente ha fatto sì che tantissimi si sono interessati al tema. Ho portato qui dei libri non perché ve li leggerò, tranne una o due righe, in quanto non mi è possibile, ma giusto per darvi un'idea. Moltissimi altri non li ho potuti portare, già che non avevo il porto, dovrei portare un carretto o un camion, per così dire.
Tuttavia volevo per esempio presentare a chi ha denari e a chi ha interesse per il tema questo dizionario storico dell'Inquisizione edito dalla Normale di Pisa. Naturalmente se l'Inquisizione funzionasse ancora il libro sarebbe messo all'indice, perché lo spirito che aleggia sugli autori, il curatore e soprattutto Adriano Prosperi, ben noto, con la collaborazione di Tedeschi, che è un altro storico ben noto, e poi tantissimi altri che hanno collaborato. Tuttavia questo dizionario storico, da un punto di vista delle fonti, della chiarezza dell'esposizione, poi in un dizionario le voci dipendono dai singoli autori, ve ne sono di più interessanti, altre meno, ce ne sono fatte meglio e altre no, tuttavia questo dizionario è utilissimo, di facilissima consultazione ed è direi non esaustivo, perché mai c'è qualcosa di esaustivo in questi campi, ma veramente approfondito. È utilissimo, purtroppo costa 260 euro, bisogna avere voglia di leggerlo e soprattutto denari per leggerlo. Sempre di Prosperi abbiamo molti libri, uno dei quali famosissimo è I Tribunali della Coscienza, Inquisitori, Confessori, Missionari. Non parla solamente dell'Inquisizione, parla anche della confessione, e non ha torto, perché il collegamento che bisogna cogliere tra sacramento di penitenza e tribunale dell'Inquisizione è strettissimo. La finalità del sacramento istituito da Cristo, del tribunale voluto dalla Chiesa, è sempre la riconciliazione del peccatore, è quello della salvezza delle anime, ed entrambi quindi questi strumenti servono quindi per dirigere e rettificare la coscienza dell'uomo, cioè il giudizio dell'uomo sulla moralità degli atti, affinché sia conforme alla legge di Dio. Quindi anche questo libro, seppur con uno spirito del tutto opposto a quello nostro, merita di essere studiato. Tra gli altri autori, ad esempio il figlio di Luigi Firpo, Massimo Firpo, così sono solo alcune delle sue opere, e soprattutto si è occupato di pubblicare lui ed altri i testi dei processi più famosi della Santa Inquisizione, lui ha studiato soprattutto il fenomeno di cui vi parlerò dei valdesiani. Non parlo dei valdesi, parlo dei valdesiani, e quindi vedremo di cosa si tratta. I famosissimi manuali degli inquisitori, qui avete quello del famoso Bernardo Gui e dell'ancora più famoso Eymerich, aggiornato da Francisco Pegna. Ce ne sono altri, quello di Masini, si trovano abbastanza facilmente. Molto più facile la lettura, magari minore la precisione, ma comunque interessante, la serie della storia dell'Inquisizione in Italia, Canosa. Qui questo c'è solo il volume per il Tribunale di Modena, che a causa dell'abbondanza di documenti è molto citato. Per quel che riguarda soprattutto la Spagna, oltre ai documenti vengono dalla Spagna, in cui c'è veramente di tutto, e oltre a un autore del passato che invece di buona dottrina, Marcelino Menéndez Pelayo, nella storia degli eterodossi spagnoli, si può trovare in spagnolo senza troppa difficoltà. Ci sono per esempio gli studi, tra gli altri, di Stefania Pastore sugli alumbrados e sulle contestazioni, soprattutto in Spagna, alla Inquisizione spagnola da parte dei contemporanei. Il Vangelo e la spada, l'Inquisizione di Castiglia e i suoi critici, un'eresia spagnola, spiritualità conversa, alumbradismo e Inquisizione. Poi moltissimi altri libri, evidentemente qui non posso fare non sono stato pagato dagli autori per consigliarvi questi libri, purtroppo. Allora, perché parliamo, per arrivare infine al tema, perché parliamo dei tre volti della Inquisizione? Perché in un periodo storico così lungo,
del quale non si possono dare date precise. Gli istituti hanno un lento periodo di nascita, di gestazione, e hanno un periodo in cui evolvono, si sviluppano, cambiano, si adattano, e infine anche un lento periodo, potremmo dire così, di morte. E questo possiamo dirlo anche per l'Inquisizione: è difficile dare una data esatta, il giorno prima non c'era, il giorno dopo c'è. Così pure quando finisce il giorno, tale giorno finisce, il giorno prima invece era nel pieno delle sue funzioni. Comunque, se vogliamo dare due date, dal 1227 fino al 1965, voi capite che in tutti questi secoli qualche cambiamento ci sarà stato, e evidentemente vengono distinte dagli storici, e ovviamente, perché è una cosa evidente, tre inquisizioni, per la verità si potrebbe dire persino quattro, e naturalmente ciascuna di esse ha avuto il suo grande sviluppo e i suoi cambiamenti. La prima inquisizione è l'inquisizione detta medievale, la quale giunge a compimento o nasce, a seconda dei punti di vista, con Gregorio IX, ugolino dei conti di Segni, e è sostituita, insensibilmente, poco a poco, prima si appaia e poi praticamente scompare, con le inquisizioni moderne. La prima inquisizione quindi è quella medievale, che durerà fino al XVI secolo, ma per la verità quando arriverà a quel periodo, se non è morta, quasi. Abbiamo poi l'inquisizione detta spagnola, che è accompagnata da una pessima fama che per la verità non merita affatto. L'inquisizione spagnola ha invece una data di fondazione, al contrario di quella medievale, ha una data di fondazione ed è il 1 novembre 1478, con la bolla Exigit sincere devotionis affectus di Papa Sisto IV, un francescano. Quanto invece alla data di morte, ne ha più di una, sono state svariate. Annessa, per così dire, all'inquisizione spagnola abbiamo l'inquisizione portoghese, però ho detto tre volte perché la portoghese, per motivi geografici e anche di similitudini, la mettiamo assieme alla spagnola. Anche lei ha una data di nascita, il 23 maggio 1536, con la bolla di Papa Paolo III, un farnese, cum ad enigil magis, e poi fu confermata e strutturata con la Meditatio Corpus 1547. Abbiamo poi l'Inquisizione romana, anch'essa ha, essendo moderna, una data di nascita ben precisa, con la bolla sempre di Papa Paolo III, Licet ab initio, del 21 luglio 1542. Più tardi, Papa Sisto V, quando darà una forma esatta a tutte le congregazioni romane, cioè creerà, uno pensa che quello che c'è adesso c'è sempre stato, in realtà non è così, quando creerà, potremmo dire, in maniera ben strutturata le congregazioni romane, diverse congregazioni romane, con la bolla immensa Eterni Dei, 22 gennaio 1588, stabilirà allora che l'Inquisizione, di cui lui stesso era stato inquisitore, sarebbe stata la prima, non solo perché lo era cronologicamente, ma anche per importanza, la prima delle congregazioni romane, la più importante. Tale rimase, prendendo il nome di Suprema, Suprema Congregazione del Sant'Ufficio, fino al Concilio Vaticano II, quando il cardinale Frings, di cui Joseph Ratzinger era il teologo, fece in aula durante il Vaticano II nel 1963 il suo celeberrimo discorso
accusando l'Inquisizione, cioè che non si chiamava più così, il Sant'Uffizio, di non essere, di non si addice più alla nostra epoca, nuoce alla Chiesa ed è oggetto di scandalo per molti, chiedendone una revisione o una soppressione, cosa che fu fatta poco dopo, come vi ho detto, da Paolo VI nel 7 dicembre 1965. Sono quindi queste le tre inquisizioni, ma prima di tutto si tratta di capire che cosa intendiamo per inquisizione. Ancora oggi esistono i magistrati inquirenti, non so se sbaglio nell'esprimermi, comunque ci sono gli inquirenti, sono quelli che fanno un'inquisizione. L'inquisizione è un metodo legale che si chiama inquisizio, applicato al campo della lotta all'eresia, eretice pravitatis, cioè mentre l'infedeltà di chi non aveva mai abbracciato la fede cristiana viene chiamata perfidia nei testi dei padri, nei testi della Chiesa, invece l'eresia di coloro cioè che sono stati battezzati, sono stati cristiani, ma hanno poi cambiato la fede, ma anche solo su un solo punto, ebbene questa è l'eresia per la quale viene data l'etichetta di pravità, pravità. Quindi l'inquisizione è un metodo legale applicato alla lotta all'eresia. Cosa significa questo metodo legale particolare? Significa che nell'antichità vi erano processi cosiddetti accusatori, cioè col metodo accusatorio, l'autorità giudiziaria per procedere e per aprire un processo doveva attendere la denuncia, un'accusa di parte, come nei processi civili adesso, no? Senza qualcuno che inizia il processo, che chiede il processo non c'è. Invece nel processo inquisitorio, anche senza denunzia di parte, basta la fama, cioè la fama di eresia presso qualcuno, presso una comunità o presso una persona, perché l'inquisitore inizi appunto a inquisire, cioè a raccogliere le prove per poi stabilire eventualmente il processo in questione in materia di fede. Ora, stabilito questo e stabilito quindi che gli inquisitori sono dei giudici, sono uomini di legge, sono persone che religiosi, se erano in particolare domenicani come sapete o francescani, ma potevano essere anche di altri ordini, oppure appartenenti al clero secolare, comunque erano uomini di legge, di età matura, in genere sui 40 anni, di vita devota, integerrima, di studi profondi, i quali dovevano prima di tutto trovare le prove contro gli eretici e in secondo luogo stabilire il processo e portare una sentenza. Questa sentenza era una sentenza ecclesiastica, per constatare l'innocenza o la colpevolezza del reo, di chi era sospettato, di chi era accusato, e nel caso di colpevolezza di dare, portare una sentenza con delle pene a seconda della gravità della colpa, che erano delle pene ecclesiastiche, la più grave della quale è il medicinale, cioè che aveva come scopo la guarigione, la correzione del reo, era la scomunica. Poi, come vi spiegherò nella seconda conferenza, vi era l'altro aspetto, quello statale, ed era lo Stato allora che, quando l'eretico era condannato come tale dalla Chiesa, e se la Chiesa passava il reo alla giurisdizione dello Stato, applicava contro l'eretico le leggi dello Stato. Ma qui non voglio anticipare, perché se no vi faccio adesso la conferenza che vi devo fare alle 3. Quando è iniziata l'inquisizione nella Chiesa? Gli inquisitori dicevano nei loro manuali che il primo inquisitore è stato Dio,
dopo che Adamo ha peccato, il Dio è andato a scovarlo. Adamo si era nascosto e il Dio lo cerca e gli pone delle domande: dove sei e cosa hai fatto? Dopodiché segue la punizione, come sapete, la cacciata dall'Eden, quindi dal paradiso terrestre, come si dice, dal luogo di beatitudine, di integrità, in cui l'uomo innocente diventato colpevole si trovava. Evidentemente questa è un'origine assai remota. Nell'Antico Testamento la legge di Mosè, che è una legge ed è rivelata da Dio, prevedeva la pena di morte per il bestemmiatore, per lo stregone, per il negatore della divina rivelazione, evidentemente. Quindi nell'Antico Testamento questa legislazione era divinamente rivelata. Nel Nuovo Testamento a chi spettava vegliare alla purezza della fede e a punire coloro che violavano la suddetta purezza della fede? Beh, prima di tutto al vescovo. E per istituzione, potremmo dire così, divina, che nella Chiesa spetti al vescovo avere cura del proprio gregge. Sopra di esso è il vescovo dei vescovi, il successore di Pietro, il vicario di Cristo, che è il Papa, il vescovo di Roma. E questo per la Chiesa universale, per ogni chiesa, per ogni diocesi, evidentemente invece una porzione del gregge è governata dal proprio pastore. E quindi il vescovo, che deve aver cura di dare ai propri fedeli la dottrina ortodossa, l'integrità della fede, i sacramenti per poter nutrire la vita spirituale, ma anche come pastore difendere il gregge dall'insidia del lupo, il quale altro non vuol fare che sbranare, sgozzare, uccidere. Il vescovo che non difende il proprio gregge, cioè il vescovo che non difende i propri fedeli, coloro che sono entrati nella Chiesa, che è una società con il battesimo e con la professione della fede, e che quindi ne accettano tutte le regole e si sottomettono alla legge della Chiesa. La legge della Chiesa non vale per i non battezzati, vale per i battezzati. Sono sottomessi alla legge di Dio tutti gli uomini, sono sottomessi alla legge della Chiesa solamente i battezzati, non i non battezzati. L'Inquisizione si occuperà almeno direttamente solo dei battezzati, giammai dei non battezzati. Ebbene, quindi spetta al vescovo per natura di occuparsi sia di difendersi dagli errori, difendere il suo gregge dagli errori che vengono dal di fuori della Chiesa, sia anche di difenderlo dagli errori che possono venire dal di dentro, cioè da coloro che, pur essendo stati battezzati, errano lontano dalla fede, immettono delle novità che Dio non ha rivelato, negano o mettono in dubbio delle verità invece che ha rivelato il Dio. Sono gli eretici. Spetta quindi al vescovo correggere, condannare, eventualmente anatematizzare, scomunicare gli eretici. Lo diceva già San Paolo, scrivendo a Tito: l'uomo eretico, dopo uno o due avvertimenti, evitalo, già che egli è già condannato da se stesso. Quindi non si deve avere relazione, non si deve avere comunione, non ci deve essere più vita comune con l'eretico, che deve essere messo in condizione di essere evitato non solo da ciascuno di noi, ma da tutto il gregge. Quindi deve essere escluso dal gregge, fare in modo che non possa in nessun modo influenzare gli altri, scandalizzarli e portarli alla rovina della fede. Come si svolse quindi questa lotta all'eresia nella storia primigenia della Chiesa? Beh, da un punto di vista puramente ecclesiastico, con la condanna degli errori, la scomunica degli errori.
E poi da un punto di vista del supporto dello Stato, e vedremo che sono questi due aspetti, come vedremo nella seconda lezione, purtroppo sono uno richiama l'altro, è difficile dividere i temi in tre in maniera esatta. Ebbene, da un punto di vista dello Stato, anche lo Stato, dal momento in cui esso riconobbe la regalità di Cristo, nel 2013 il nostro tema è stato quindi l'impero della Chiesa da Costantino a Teodosio. Con Teodosio abbiamo visto che l'ortodossia della fede diventa legge dell'impero romano, evidente quindi che l'eretico diventa sovvertitore non solo della fede, ma dei fondamenti della società, come spiegherò in seguito. Allora, anticamente chi si occupava dell'eretico da un punto di vista ecclesiastico? Il vescovo. Da un punto di vista sociale e politico, l'autorità secolare, l'autorità civile, la quale agiva in genere con la brutalità, potremmo dire barbarica, dei tempi antichi, cioè non andava molto per il sottile. Questo metodo tuttavia incominciò a rivelarsi insufficiente di fronte a un'eresia nuova, anche se per la verità antichissima, che minacciò di sovvertire nello stesso tempo la Chiesa e lo Stato. E parliamo della eresia catara, del dualismo, del manicheismo, del catarismo, degli albigesi, nomi diversi per indicare lo stesso errore. Potremmo dire che di queste tre inquisizioni di cui vi ho accennato, la prima, quella medievale, avrà come occasione di nascita l'eresia catara e poi altre secondarie come quella dei Valdesi, dei Beghini, delle Beghine, dei Begardi, dell'eresia del libero spirito, eccetera, eccetera, degli spirituali, eccetera, ma soprattutto all'inizio i catari dualisti. La seconda inquisizione, quella spagnola, avrà da combattere prima di tutto, e l'occasione della sua nascita, il criptogiudaismo, in particolar modo, quindi i giudaizzanti, e la terza, l'inquisizione romana, il protestantesimo. Benissimo, sono quindi stati tre momenti di gravissimo pericolo e di gravissima crisi, non solo per la Chiesa, ma per la società, che d'altronde Chiesa e società erano, e come deve essere, indissolubilmente uniti, seppur distinti. Ecco quindi l'eresia dualista o catara. Il manicheismo era già proscritto dalle leggi civili e dal diritto romano, sia ai tempi dell'impero romano pagano, che aveva messo i manichei e i dualisti nella lista delle religioni non lecite da perseguire giudiziariamente, e sia poi in seguito naturalmente nell'impero cristiano, quando l'impero romano diventa cristiano. Il manicheismo continua a essere un nemico religioso e un nemico sociale. Il manicheismo propugnava non solo che il creatore, il Dio creatore, era praticamente il vero Dio, era come il principio del male, c'è cioè una specie di ribaltamento, il vero Dio diventa il principio del male, mentre invece colui che veramente è cattivo, pur non essendo il principio del male, non essendo Dio, è visto come invece il principio buono della luce. Secondo i catari, quindi, magari malgrado delle apparenze di cristianesimo, e sono i fondamenti del cristianesimo che vengono distrutti, sia la bontà di Dio, sia la bontà della creazione, sia la Trinità, sia l'incarnazione, sia la redenzione, sia ovviamente la devozione alla Santa Vergine, i fondamenti sociali e etici sono distrutti, la negazione, il pensiero che la materia venga dal principio diabolico e cattivo fa sì che il matrimonio
la procreazione dei figli siano qualcosa di diabolico, che quindi sono da contrastare in tutti i modi. Ecco, vediamo che c'è un odio della vita con la propagazione non solo della sterilità, ma del suicidio, dell'eutanasia, eccetera. Insomma, in poche parole, i catari erano dei criminali. Allora, di fronte a questo pericolo, perché il catarismo, scimmiottando la Chiesa, si struttura in diocesi, con a loro capo dei vescovi, in vere e proprie chiese, e dà il supporto del potere politico locale, ecco che naturalmente le misure che poteva prendere lo Stato, che allora non esisteva come ora qualche cosa di centralizzato, e lì i feudatari, i conti di Tolosa, erano in favore degli eretici, e le misure potevano prendere i vescovi, che erano incapaci di arginare questo fenomeno, tanto più che a volte erano gli stessi vescovi che potevano essere coinvolti negli errori, erano assolutamente insufficienti. Allora abbiamo quindi un inizio, potremmo dire così, dei prodromi di una futura inquisizione pontificia, che sarà quella delegata, che sarà l'inquisizione vera e propria. Potremmo dire così un periodo in cui l'inquisizione medievale non esiste ancora, ma esiste però qualche cosa che ne porrà le basi. E allora possiamo parlare dei decreti papali, delle bolle papali ad abolendam del 1184, Papa Lucio III, quando si incontrò con Federico Barbarossa a Verona, che prevedeva di già la messa a morte dei relapsi, cioè degli eretici riconciliati che hanno fatto penitenza e che poi erano caduti in eresia, sia valdesi che catari. E poi col grandissimo Papa Innocenzo III, e lì abbiamo veramente non proprio la costituzione vera e propria dell'Inquisizione, ma un inizio, potremmo così. E allora, tra tutti i documenti di Innocenzo III contro l'eresia, è stato uno dei suoi principali scopi, abbiamo la bolla Vergentis Insenium del 25 marzo 1199, occasionata dagli eretici di Viterbo, per cui l'eresia è considerata un delitto di lesa maestà divina. Come vi era nel diritto romano la lesa maestà umana, così l'eresia, negando la verità stessa di Dio e la veracità di Dio, era lesa maestà divina. Questi decreti di Innocenzo III, il Papa, che come sapete riconobbe, incoraggiò e approvò i Domenicani e i Francescani e i loro rispettivi fondatori, ebbe il suo culmine nel grande concilio medievale, il principale, il più importante, che è il quarto concilio lateranense del 1215, dove entrarono quindi nella legislazione conciliare, nel clima della crociata contro gli albigesi, delle quali finiva la prima tappa, quella di Simon de Montfort. Ebbene, il concilio lateranense IV recepiva tutti i documenti precedenti concernenti la lotta contro l'eresia. Tuttavia questi erano ancora documenti ecclesiastici e lo Stato, il paradosso è che si fa risalire, e non del tutto a torto, a Federico II, che come sapete era eretico per la verità, è uno dei fautori dell'empietà dei suoi tempi, eppure paradossalmente si deve far risalire Federico II l'avere introdotto i documenti del Concilio Lateranense IV contro gli eretici nel diritto imperiale, facendo diventare quindi legge civile, legge dello Stato, la pena di morte, che non è una legge della Chiesa, come spiegherò meglio in seguito, la pena di morte contro gli eretici. La finalità di Federico II, che era un empio, era quella di poter gestire lui la lotta contro l'eresia,
Lo Stato, nel suo ghibellinismo, avrebbe dovuto gestire la lotta contro l'eresia, il che nella sua mente contemplava anche il poter definire lui, lo Stato, chi era eretico e chi non lo era. Quale fu la reazione della Chiesa di fronte a questa presa di posizione che noi abbiamo cercato di esplicitare? Chiaramente Federico II non parla in maniera così chiara. Ebbene, fu Innocenzo, il Papa Gregorio IX, di cui parleremo poi in seguito, il quale a sua volta conferma le leggi imperiali di Federico, ma con l'istituzione di quella che poi gli storici chiameranno Inquisizione, con l'istituzione dell'Inquisizione, che quindi nella sua forma compiuta risale a Gregorio IX, Ugolino dei Conti di Segni, ecco, riprende nelle mani della Chiesa il giudizio degli eretici e la lotta contro l'eresia. Non deve essere lo Stato laico a decidere chi è eretico o no, soprattutto a decidere che i nemici del potere sono gli eretici, ma deve essere la Chiesa, che essendo maestra in campo della fede è l'unica che può dire dove è veramente la fede rivelata da Dio, dove invece la negazione della fede rivelata da Dio. Ecco quindi che cosa fa Gregorio IX. Gregorio IX, non abbiamo una data esatta, abbiamo una data nella quale noi sappiamo che gli nomina un inquisitore delegato per la Germania, Corrado di Marburg, il quale verrà ucciso dagli eretici nel 1233, ed è il 12 giugno 1227. Nello stesso anno, 1227, vediamo che anche in Italia dei francescani sono nominati da Gregorio IX inquisitori generali. Ora, che cosa era cambiato rispetto a prima? Ne parliamo sempre dal punto di vista storico. Rispetto a prima era cambiato che prima l'Inquisizione era vescovile, era il vescovo che doveva vigilare e non cessa di farlo, continuerà a farlo a fianco dell'Inquisizione, più o meno sostituito, ma non mai del tutto. Poi con Innocenzo III, durante la lotta contro i Catari, abbiamo dei legati. Innocenzo III come Papa manda in quei paesi in cui i vescovi ormai erano incapaci di svolgere il loro ruolo dei legati papali, negati, cioè sono mandati dal Papa e rappresentano l'autorità del Papa nelle diocesi altrui per combattere l'eresia. Sono dei cistercensi, soprattutto sono quindi dei discepoli, dei continuatori di San Bernardo di Clairvaux, vengono da Citeaux. E uno di essi, il legato papale Pierre de Castelnau, viene ucciso da dei sicari mandati dal conte di Tolosa, che è il protettore laico degli eretici, dei catari. Togliamoci dalla testa che i catari e gli eretici in genere di tutte le epoche fossero dei pacifisti, a parole a volte sì, nella realtà no. La carriera dell'inquisitore, come vedremo, era votata, se non sempre, spesso al martirio, cioè a morire sotto il pugnale degli eretici, soprattutto quando gli inquisitori se la prendevano non con un poveraccio, ma con le persone, i personaggi più importanti. È una delle caratteristiche dell'inquisizione, sia quella medievale, sia quella spagnola, sia quella romana nei suoi momenti di maggiore splendore in particolare, fu che si trattò di istituzioni altamente popolari, sia perché molti membri dell'Inquisizione venivano dal popolo. San Pio V era un guardiano di pecore e Sisto V è stato un guardiano di maiali. Erano persone semplici, di famiglie povere, famiglie semplici, magari San Pio V ci parla di una nobiltà antica ma perduta ormai, i quali però nella vita religiosa e nel servizio dell'Inquisizione quindi poterono giungere al pontificato. E d'altra parte
le persone inquisite potevano essere vescovi, potevano essere dei cardinali, come nel caso famoso del cardinal Morone, il cardinal Pol ed altri, potevano essere principi, persino re, conti nobili, uomini potenti, i capi delle città. Evidentemente questo era qualcosa di popolare, si vedeva che in un certo senso, in un senso retto, la legge è uguale per tutti, non si fa accezione di persone. Anzi, tanto più l'eretico è potente, tanto più è pericoloso. Ragione per cui la Chiesa non guarda in faccia a nessuno. A questo voleva dire correre il rischio della vita. E così fu, non in uno, ma in tantissimi casi. Allora abbiamo, come vi ho detto, Gregorio IX, che morì nel 1241. Ora Gregorio IX, grande giurista, grande papa, come giurista dobbiamo a lui le decretà, in pratica la raccolta di tutti i documenti pontifici, corpus iuris, quindi l'inizio della tradizione giuridica romana cattolica, e poi Gregorio IX, uomo spirituale, uomo di Dio, amico personale di Domenico da Guzman, fondatore dell'ordine dei predicatori, San Domenico, e di San Francesco d'Assisi, soprattutto di San Francesco d'Assisi. E chi conosce la letteratura francescana sa bene come il cardinale, credo di Ostia, quindi il futuro Gregorio IX, fu intimo amico, difensore dell'ordine francescano, di San Francesco, di Santa Chiara. E per l'appunto i domenicani e i francescani furono i primi che accorsero al servizio della Chiesa per questo ruolo così santo e così pericoloso per la loro vita di inquisitori dell'eretica pravità, cioè di coloro che lottavano contro l'eresia. Bene, avrei molte altre cose da dire sull'inquisizione medievale, ma siccome penso che mi rimanga molto tempo e ho svolto solamente un terzo di quello che devo dire, passiamo al seguito e tagliamo molte cose di cui dovevo parlare. L'inquisizione medievale ebbe un periodo di grande efficacia che ha salvato la Chiesa, lo Stato e la civiltà dal pericolo del dualismo catharo, che aveva nomi diversi, soprattutto nel sud della Francia e del nord, centro-nord d'Italia. Ma dopo questo primo periodo, nel quale era presente quindi soprattutto appunto nel sud della Francia, nel centro-nord d'Italia e molto meno o quasi per nulla negli altri paesi, l'Inquisizione incominciò a vivacchiare, cioè c'erano i tribunali, c'erano dei delegati, eccetera eccetera. Ecco, la caratteristica è che non erano più dei legati papali come nel caso di Pierre de Castelnau, è qualche cosa di stabile, qualche cosa di fisso, ed è papale. È un'inquisizione non più episcopale ma papale, cioè fondata dal Papa, che risponde al Papa e quindi che in linea di diritto potrebbe inquisire persino il vescovo, e certe volte ce n'era bisogno, e direi ce n'è bisogno, solo che il problema è ancora più in alto. Questa inquisizione medievale, che non sapeva di chiamarsi così evidentemente, e che a un certo punto era quasi come spenta, esisteva ma non agiva più granché, e d'altronde si capisce che quindi di fronte ai nuovi pericoli si dimostrò inadeguata. Ecco quindi la necessità di due fondazioni, di quelle che vengono chiamate l'Inquisizione moderna, prima in Spagna nel 400, poi soprattutto in Italia nel 500, perché l'Inquisizione è un fenomeno, a parte il Medioevo dove era diffusa un po' di più negli altri paesi, l'Inquisizione moderna è un fenomeno teoricamente universale, ma praticamente italiano e ispanico, non si trova negli altri paesi. Riuscì a esercitare il suo benefico influsso
in questi due paesi e ovviamente per la Spagna in tutti i paesi che dipendevano più o meno dalla Spagna, non tutti per la verità. Quale fu il pericolo in Spagna che motivò la nascita dell'Inquisizione spagnola? Allora, prima di tutto dissipiamo un equivoco. Molti, per cercare di giustificare questa apologetica difensiva che chiede la clemenza della corte di cui vi ho parlato, no? Cercano di dire l'Inquisizione spagnola sì, solo crudeltà, solo sangue, qualcosa di spaventoso, però la Chiesa non c'entra niente, era un'Inquisizione regia, era colpa del re, non era colpa del Papa. Ora, naturalmente, in ogni falsità c'è una verità, nel senso che a chiedere l'istituzione di questa Inquisizione rinnovata e adattata ai tempi fu il re Ferdinando di Castiglia, quindi Ferdinando e Isabella, soprattutto Ferdinando, sono stati due grandissimi re cattolici che portarono a compimento l'unificazione del paese e la reconquista contro i musulmani. Ebbene, è proprio la reconquista contro i musulmani che è l'occasione della necessità dell'Inquisizione. Ma questa Inquisizione non poteva essere regia, nel senso non poteva dipendere dal re, perché l'Inquisizione che cos'è ancora una volta? È un tribunale ecclesiastico. E un tribunale ecclesiastico non può dipendere che dall'autorità della Chiesa e in definitiva dal Papa. E infatti, senza la bolla di istituzione di Sisto IV nel 1478, questo tribunale non avrebbe potuto nascere e in qualunque momento non avrebbe potuto mantenersi, ovvero sì, è un tribunale delegato, è il Papa che in maniera nativa, come vescovo e come vescovo della Chiesa universale, ha il compito di lottare contro l'eresia, che è la nemica della fede, quindi della vita spirituale. Nessun altro può sostituirlo, lui solo può delegare, e può delegare degli ecclesiastici normalmente, anche se ci furono degli inquisitori, potremmo dire, non atti tre, non ne avevano il titolo, ma che lavoravano per l'inquisizione, anche se erano dei laici, hanno svolto anche ottimi servizi, ma di per sé quindi è ecclesiastica e non può essere altrimenti. Quello che il Papa poteva fare e fece fu di delegare all'autorità politica, al re, come a volte delegava la liceità, la possibilità di proporre i nomi dei vescovi, non di farli vescovi, così anche di proporre, quindi di avere un ruolo nel tribunale dell'Inquisizione. Questo ruolo ci fu indubitabilmente, ma ancora una volta l'Inquisizione spagnola è un tribunale della Chiesa, la portoghese stessa cosa. Ora, questa Inquisizione spagnola che finirà definitivamente solo nel 1823 o addirittura in teoria 1834, quindi possiamo dire amatissima dal popolo, tant'è vero che fu quella che ebbe la vita più lunga. Ebbene, questa Inquisizione spagnola contro chi dovette combattere? Beh, prima di tutto contro, si dice, gli ebrei, no, contro i criptogiudei o i giudaizzanti. La Chiesa, come vi ho spiegato prima, non ha giurisdizione sui non cattolici, cioè sui non battezzati, perdon. Quindi né gli ebrei né i musulmani erano sottomessi alla legge della Chiesa. Non c'è un solo ebreo e un solo musulmano che sia stato giudicato dall'Inquisizione, se non indirettamente, o perché violavano la legge divina e naturale, per esempio la stessa legge di Mosè, oppure perché, avendo dei contatti con i cristiani, pretendevano di danneggiare i cristiani. Ma allora era diciamo una cosa indiretta, mai in maniera diretta. Nessun ebreo è stato condannato perché era ebreo, anche di religione, nessun musulmano è mai stato inquietato perché era musulmano di religione, ma solamente quei battezzati di origine ebraica o islamica
che nascostamente ritornavano al giudaismo o all'islam, cosiddetti. Allora, coloro che si convertivano col battesimo erano i conversos o cristiani nuovi. Coloro che ritornavano più o meno ai loro errori erano i marrani, nel caso, questo è un termine un po' volgare, nel caso dei giudei, e i moriscos nel caso degli islamici. Ora bisogna pensare che in Spagna l'Islam dominò più o meno per circa 7 secoli e che quindi la presenza islamica ed ebraica in Spagna è inimmaginabile, la profondità di questa presenza, il che era un pericolo per la Chiesa, perché vi erano un gran numero di battezzati che vennero ammessi subito, e questo fa vedere la benignità della Chiesa, che non fa differenza tra le persone. Gli ebrei battezzati nel giro di una generazione erano diventati vescovi, principi, nobili, erano alla corte del re, come detenevano molto spesso le sedi episcopali più importanti. Quindi non ci fu da principio nessuna prevenzione nei confronti di chi era battezzato. Sei battezzato, hai rinnegato l'errore dell'infedeltà, sei diventato cristiano, nessun problema. Il problema nasce quando ci si rende conto che non tutti chiaramente, ma molti, un gran numero di questi battezzati, in realtà non era un vero cristiano. Ecco il problema. Allora, ecco come i re spagnoli, i re cattolici, si trovavano di fronte a una minaccia e per la religione e per lo Stato, giacché i nemici in armi della Spagna erano gli islamici, che trovavano all'interno del regno spagnolo, dei vari regni di Castiglia, di Aragone, eccetera, eccetera, una quinta colonna in questi personaggi che in realtà erano loro alleati. In seguito, in una seconda fase, l'Inquisizione spagnola, quando il protestantesimo si manifesta ovunque, dovette occuparsi dei luterani, ma il luteranesimo in Spagna ebbe un modo di presentarsi molto particolare, come in Italia d'altronde. Nella terza lezione, quando spiegheremo le origini del pensiero, della tolleranza e della libertà di religione e quindi del liberalismo e anche della dottrina della dignità disumana, eccetera, vedremo che questa origine è da ricercarsi nei, tra virgolette, protestanti, ma non tanto e non solo nei protestanti di stretta osservanza, ma soprattutto nei protestanti spagnoli ed italiani. Uno dice, ma ce n'erano? Sì, ce n'erano. E se non hanno vinto, c'è un solo motivo: l'Inquisizione. È l'Inquisizione che li ha sconfitti. Ora, questi protestanti, tra virgolette, che in realtà proprio protestanti non erano, in Spagna si chiamavano con un termine vago alumbrados, cioè illuminati. Non sono gli illuminati di Baviera, non sono gli illuministi, si chiamano alumbrados. È un'eresia che, più che il dogma, colpisce la spiritualità, il modo di vivere la vita cristiana, che non ha una frontiera precisa e che però, guarda caso, gli alumbrados al 90% erano ebrei convertiti, non giudaizzanti, non tornavano esplicitamente ai riti giudaici, anzi professavano una religiosità che disprezzava ogni rito esteriore per vivere una religiosità puramente interiore. Ma i riti esteriori che rinnegavano non erano solo quelli della legge di Mosè, ma erano anche quelli cristiano-cattolici. Quindi questo alumbradismo, un'eresia spagnola, dice Stefania Pastore, spiritualità conversa, cioè la spiritualità dei conversos, ed è da loro scappati in Italia, Juan de Valdés, che verrà l'occasione dell'istituzione dell'Inquisizione romana, il Sant'Uffizio.
Allora, l'Inquisizione romana è diversa sia dalla medievale sia dalla spagnola, nella quale c'è per esempio l'importanza dell'intervento dello Stato assieme a quello della Chiesa. L'Inquisizione romana diventerà invece una congregazione della Curia romana. La Curia è come la corte papale, con i suoi, per parlare in linguaggio laico, ministeri, e il primo di tutti è quello dell'Inquisizione o Santo Ufficio dell'Inquisizione. Dell'Inquisizione abbiamo un padre, potremmo dire così, che non è colui che firmò la bolla Licet ab Initio del 21 luglio 1542, Papa Paolo III, ma è un altro che divenne Papa col nome di Paolo IV. Si chiama Gian Pietro Carafa, napoletano di nobile stirpe, che divenne appunto Papa Paolo IV, e fondatore di un ordine religioso assieme a San Gaetano d'Atiene. È Carafa che vuole, chiede ed ottiene l'istituzione dell'Inquisizione romana. Un'Inquisizione centralizzata, un'istituzione di cardinali, quindi non più di frati delegati, anzi lui vedeva nei frati un pericolo perché quasi tutti i frati che andavano in giro erano eretici, quindi non una inquisizione fratesca, non una inquisizione vescovile perché erano quasi tutti eretici pure loro, ma un'inquisizione centralizzata di cardinali specializzati in questo tema. Un'istituzione stabile, che diventerà poi stabilissima con Sisto V. Allora, ecco che moltissimi gli studiosi, ditemi quando devo finire, tre minuti per dire le cose più belle. Allora, questa Inquisizione romana voluta da Paolo IV aveva come bersaglio principale quel protestantesimo, tra virgolette, che vero e proprio protestantesimo non era, che era stato diffuso in Italia da un personaggio appena morto nel 1541, Juan de Valdés, un converso, cioè un ebreo battezzato, potentissimo alla corte di Carlo V. Il fratello era il segretario personale dell'imperatore Carlo V, che quando l'Inquisizione spagnola incominciò a lavorare sul serio fece fare un fuggi generale di questi Alumbrados. Uno di quelli che scappò in Italia fu Juan de Valdés. E Juan de Valdés in Italia cosa riuscì a fare? Si infiltrò, perché il termine che è stato dato dagli storici moderni è quello di nicodemismo, cioè un protestantesimo o un'eresia che non si manifestava per tale, fino a che non prendevano la decisione di fuggire. Ochino, per esempio, fuggirà, tanti altri fuggiranno, allora fuggono nei paesi dei protestanti e gettano la maschera. Finché restano in Italia, in Spagna era meglio non starci, finché restano in Italia sono vescovi, patriarchi, cardinali, superiori di ordini religiosi, segretari o ministri dei principi, stanno nelle principali corti italiane, lavorano per il Papa, partecipano al Concilio di Trento, lo dirigono persino. Quindi questi personaggi stanno, come dirà Firpo, al vertice della Chiesa, e questo fu l'opera, potremmo dire quasi di un uomo solo, Juan de Valdés. Contro l'eresia di Juan de Valdés, che era un'eresia alumbrada, ovvero sia spiritualista, si scagliò Gian Pietro Carafa, che voleva la riforma della Chiesa, la volevano tutti, ma su due vie: la riforma della santità, e non per nulla fu il fondatore di un ordine religioso con un santo, il ritorno alla vita austera, il ritorno alla vita santa, il ritorno alla mortificazione, e nello stesso tempo la santità non basta, ci vuole
la forza, e quindi la forza della legge, e quindi l'Inquisizione romana. Questo fu la volontà di Paolo IV. E per concludere, se Paolo IV è il padre dell'Inquisizione, l'Inquisizione però è San Pio V. Prosperi, nel suo libro Tribunali della Coscienza, dice: San Pio V è l'Inquisizione perché ne è creatura e creatore. Creatura perché fu nominato inquisitore generale da Paolo IV e quindi fu, potremmo dire così, il suo vero erede. Quando fu eletto San Pio V si disse che era Paolo IV re di vivo. E creatore perché Paolo IV ebbe pochi anni per dirigere il Sant'Ufficio come voleva lui, e il suo regno finì presto e il successore Pio IV cercò di smantellarlo. Fu San Pio V a stabilire nella pienezza della sua forza il Sant'Ufficio. E allora vorrei leggervi, per concludere, perché non posso far altro, alcune parole di San Pio V citate da Prosperi. Per esempio scrive all'inquisitore di Bergamo, il quale, contravvenendo le leggi della Chiesa, aveva perdonato a un relapso, cioè qualcuno che è caduto in eresia, assolto e perdonato dalla Chiesa, era caduto di nuovo in eresia. A questo punto, anche se religiosamente lo si poteva assolvere, legalmente veniva lasciato al braccio secolare, cioè l'autorità dello Stato che applicava le leggi dello Stato, includenti la pena di morte. Questo frate si vede lasciato commuovere e aveva perdonato una seconda volta e non rilasciato al braccio secolare un eretico. San Pio V gli scrisse: attendiamo pure a servire al Signore Dio in questo Sant'Ufficio, non stimando calunnie, perché conviene presupponere chi entra in questo ufficio di farsi odioso al mondo. Ma tanto quanto il mondo ne ha in odio, tanto il Signore Dio avrà riguardo di noi e saremo da Lui amati. Questo per far vedere quanto era importante, come concepiva questo ruolo dell'inquisitore. Quindi vada avanti, non si preoccupi delle calunnie che saranno fatte contro lui e l'odio del mondo che suscitava l'uso della giustizia, perché saremo amati da Dio. Ai frati domenicani di Mantova, che avevano deciso di fuggire perché due loro frati inquisitori erano stati uccisi dagli eretici, lui scrisse: se noi vedessimo bene a tagliare tutti in pezzi i frati di San Domenico, non avessimo per questo punto di paura, né lasceressimo di camminare gagliardamente per quella buona strada che ci siamo inviati di procurare, di debellare gli eretici. Noi siamo al mondo per guidare gli uomini al cielo, tanto maggiormente dobbiamo procurare di giungervi noi stessi, il che si fa per la via dei martiri, come hanno fatto quei due padri, l'anime dei quali sono andate diritto al cielo. A Mantova, Natale del 1567. Per concludere veramente, allora, la storia dell'Inquisizione romana ha ancora due aspetti. Quindi, quando l'Inquisizione riuscì ad avere l'appoggio del braccio secolare, e questo fu più o meno, all'inizio più, poi sempre meno, fino all'Illuminismo. Cos'è che spegnerà l'appoggio del braccio secolare all'Inquisizione? L'Illuminismo. È il pensiero della rivoluzione che preparerà la rivoluzione francese. E allora i tribunali inquisitoriali sono soppressi a Napoli nel 1746, a Parma nel 1768, a Milano nel 1775, in Sicilia ed in Toscana nel 1762, a Modena nel 1785. Rimangono solo negli stati della Chiesa. Quando gli italiani arriveranno in Emilia, a Bologna viene soppresso nel 1860, a Roma solo nel 1870 con la presa di Porta Pia
i papi continueranno a nominare degli inquisitori fino al 1880, che non potranno però più avere supporto e l'aiuto dello Stato, del braccio secolare, nel punire gli eredi. Cioè, si sa, una legge senza bene è un'arma spuntata. E allora pensiamo a uno degli ultimi casi di inquisizione di eretici nel Settecento, Crudeli. Sapete chi era Crudeli? Un nome crudele. Crudeli era un letterato di Poppi, uno dei primi massoni italiani. Gli inglesi, molto presenti a Firenze, avevano affiliato Crudeli alla massoneria, e l'inquisizione toscana, governata dai francescani, arrestò e inquisì Crudeli come eretico e come massone. Siamo verso il 1735, agli inizi del Settecento. Intervenne per chiudere il caso e per tagliare le unghie e le mani ai padri inquisitori il Granduca di Toscana, Francesco Stefano Lorenese di Lorena, il primo principe nel continente che era stato iniziato alla massoneria. Evidentemente non avrebbe aiutato di più gli inquisitori contro la massoneria. Vedete, l'inquisizione che ci aveva salvato dai catari, l'inquisizione che ci aveva salvato dai protestanti, non ci ha potuto salvare dagli illuministi e dai massoni, e quindi dalla rivoluzione francese con tutte le conseguenze. Perché? Perché lo Stato l'aveva smantellata. Avendola smantellata, ha smantellato se stessa. I troni, come sappiamo, sono caduti tutti sotto i colpi che venivano appunto dagli eretici. Perché? Perché avevano soppresso il tribunale che li perseguiva e li condannava. Adesso qui devo fermare perché il tempo è tiranno.